Buongiorno a tutti e benvenuti alla rubrica Domanda risponde. Oggi parleremo di missioni in ruolo e le supplenze del, per l'anno scolastico 2022-2023. Passiamo alla domanda numero 1. Com'è possibile conoscere la distribuzione dei 94.130 posti autorizzati dal MEF per le missioni in ruolo 2022-2023? Allora, per conoscere la distribuzione per regione, provincia, ordine di scuola, classe di concorso dei posti autorizzati per le missioni in ruolo, è molto importante consultare il seguente file che qui alleghiamo, in cui si possono vedere i posti vacanti dopo la mobilità 2022-2023. Saranno proprio questi i posti poi autorizzati per le missioni in ruolo. Domanda numero 2. Quali saranno i posti disponibili per le supplenze da GAE e da GPS con contratti a tempo determinato fino al 31 agosto 2023 o fino al 30 giugno 2023? Beh, dopo la mobilità annuale, cioè le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, soprattutto quelle interprovinciali, perché eh, vanno a muovere il numero dei posti disponibili mm. e per, chiaramente per singola provincia e successivamente per le emissioni in ruolo 2022-2023, compreso l'ultimo atto delle Cal, della Calveloce, i posti residui con l'aggiunta dei posti in organico di fatto e i posti in deroga per il sostegno, già accantonati in fase di mobilità annuale, andranno proprio questi posti alle supplenze annuali e a quelli fino al termine delle attività didattiche individuate da GAE e GPS. Domanda numero 3. Se in una provincia ci sono disponibili 30 posti per il, ruolo, per il ruolo ad una classe di concorso, chiamiamola XXX, della scuola secondaria, quanti posti andranno al concorso straordinario 2020? Allora, eh, essendo 30 i posti disponibili, eh, verranno divisi 15. Alle GM e 15 alle CA, cioè il 50% va alle GM e il 50% alle gradatorie eh, ad esaurimento. Dei 15 posti da assegnare alle GM, il 60%, cioè 9 posti, andranno oh, alle gradatorie di merito dei vincitori del concorso 2016 e, e eh, alle GM 2018, soprattutto per la scuola secondaria, alle GM 2018, mentre eh, gli altri sei posti, ovvero il 40% dei 15 iniziali, andranno 3 eh, alle GM del concorso ordinario e altri 3 al concorso straordinario 2020. Il tutto eh, è valido eh, se eh, si sono già accantonati i posti per il concorso straordinario BIS. Speriamo che queste risposte siano utili ai nostri telespettatori. Continuate a seguirci sui nostri canali social, tipo Facebook, YouTube, dove mandiamo dirette proprio su argomenti come le emissioni in ruolo e seguitici anche sul nostro sito www.tecnicadellascuola.it. Arrivederci alla settimana prossima.